Se il proprietario di un immobile che desideri vendere ti stai rendendo conto che una volta era più facile poter portare a perfezionamento una compravendita, in questo video ti do qualche indicazione che sicuramente ti potrà aiutare. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa di vendite e locazioni di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma. Effettivamente è vero, una volta vendere un appartamento o un negozio era molto più facile, basta andare a prendere degli atti di compravendita degli anni 50, 60, 70, alcuni non raggiungono le 4 pagine, sono veramente molto molto sintetici, sono 3 pagine dattiloscritte o scritte addirittura a penna, in cui ci sono pochissime indicazioni, ci sono i dati anagrafici dei venditori, degli acquirenti, la via dove è ubicato l'appartamento, qualche dato che richiama ovviamente le informazioni catastali e poi non molto di più. Oggi per vendere un immobile, appartamento, negozio che sia, bisogna avere un plico di documenti alto così, ma soprattutto bisogna essere certi che quei documenti siano stati ben verificati, che siano corretti e che soprattutto la situazione urbanistica e catastale dell'immobile sia tale da non poter indurre il proprietario che si obbliga a vendere un immobile poi a incappare nell'obbligo di dover risarcire un danno a un acquirente. Ecco, un esempio molto molto banale: una volta non si citavano tutti gli estremi urbanistici, mentre oggi i notai pretendono, al momento della stipula dell'atto di compravendita, di avere la copia delle licenze edilizie, se possibile la copia del progetto che è stato utilizzato per l'edificazione dell'immobile, la copia del certificato di abitabilità, la copia di tutti quegli documenti che sono intervenuti per giustificare determinate modifiche dell'appartamento o del fabbricato, quindi titoli edilizi come la CILA, la CILA sanatoria e altri. Parliamo poi quando abbiamo a che fare con i condoni, serve la copia di tutto il fascicolo del condono. Molte persone hanno soltanto la domanda del condono, qualche bollettino pagato e fotocopiato, qualcuno più bravo ha anche la concessione in sanatoria, ma tutto quello che era contenuto nel fascicolo del condono e che ha portato al rilascio della concessione in sanatoria magari non si. Ad esempio, un documento che è diventato fondamentale oggi è l'APE, attestato di prestazione energetica, anche alla luce delle nuove indicazioni della Commissione europea che prevede che dal 2030 alcuni immobili che non siano di categoria di classe energetica almeno di un certo tipo addirittura non potranno più essere venduti o affittati, anche se questa è ancora una normativa da verificare, poi applicata nei singoli stati. Tutto questo per dire che far da soli nella vendita di un immobile oggi è molto molto complicato, quindi bisogna essere certi di avere la documentazione in regola oppure, cosa migliore di tutti, affidarsi a un agente immobiliare professionista che sia ben organizzato, che abbia nella sua organizzazione un pool di professionisti, geometri, notai, architetti, avvocati, che per ogni eventuale problematica che dovesse uscire fuori nella raccolta dei documenti riescano a trovare la soluzione più adatta per tutelare il proprietario in una vendita corretta da un lato e comunque indirettamente tutelare anche l'acquirente per una vendita sicura alla fine di tutto il percorso. Pertanto, se hai da vendere un immobile, ti sconsiglio il fai da te, non fare assolutamente da solo, perché è veramente molto molto facile incappare in un errore in totale buona fede, ma comunque sempre un errore che possa procurarti dei danni economici. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale YouTube, metti un mi piace e soprattutto clicca sulla campanella per essere informato quando pubblicheremo altri video. Puoi vedere informazioni sulla nostra azienda sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it
e in ogni caso ti auguro di vendere al meglio il tuo immobile dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria. Ciao da Leonardo Raso.